Portal Knights è il perfetto anello di congiunzione tra Minecraft e Dragon Quest Builders, con la peculiarità di concedere una libertà quasi totale al giocatore, ma al contempo indirizzarlo attraverso gli stilemi classici dei giochi di ruolo. Un evento denominato Frattura ha diviso il globo in 47 distinti biomi, ora accessibili solo attraverso la scoperta di portali, ognuno dei quali avrà bisogno di diversi materiali per essere ripristinato. Il primo momento rilevante del gioco è quello della creazione del personaggio. Avremo la possibilità di scegliere tra cavaliere, mago e arciere, ognuno contraddistinto con un apposito albero delle abilità. Portal Knights ci dà la possibilità di affrontare l'avventura in diverse modalità. Il giocatore avrà la possibilità di costruire nuovi equipaggiamenti per uccidere mostri e salire di livello, o varcare i portali al solo scopo di prendere i materiali necessari e dedicarsi esclusivamente al crafting. Da buon sandbox che si rispetti, si potrà distruggere ogni singolo cubo sulla mappa e poi riposizionarlo dove meglio si crede, per costruire edifici, fortificazioni, dungeon o fortezze volanti. L'unico limite sarà la fantasia. Se lo scopo del giocatore è quello di saltare da un'isola all'altra il più velocemente possibile costruendo i portali, in una quindicina di ore si potrà aver già visto tutto. Ma nel caso ci si voglia fermare e creare un mondo personalizzato, le ore da spendere sul gioco diverranno automaticamente infinite. Si potranno poi invitare altri 3 amici sulla propria isola e lavorare in 4 a un progetto comune, o persino andare a caccia di materiali rari insieme, altra nota di merito per una produzione che offre un'esperienza piuttosto valida. Tuttavia, ciò che rende veramente Portal Knights distante dall'essere qualcosa di già visto sono i suoi elementi GDR. Talvolta si incontreranno altri personaggi che ci forniranno numerose side quest, dando la giusta motivazione a continuare a esplorare i vari mondi. L'unico appunto che ci sentiamo di sottolineare riguarda l'inventario, basato su un'impostazione a menu e sottomenu che non sembra fare dell'immediatezza la propria virtù cardinale. Diremmo anzi che navigarci è una pratica fin troppo macchinosa, se non addirittura sgradevole. Da un titolo come Portal Knights, che presenta una struttura lineare di crescita e di scoperta, ci saremmo aspettati una storia di maggior rilievo, mentre a condurre i giocatori attraverso i mondi disponibili vi è solo una flebile narrazione di fondo, che lascia appunto che siano i giocatori stessi a creare il proprio racconto. Detto questo, Portal Knights rimane davvero un bel prodotto, estremamente leggero e in grado di regalare effetti visivi affascinanti. Sotto il profilo tecnico, il titolo giova di un'immagine a 60 fps, che non mostra segni di cedimento, regalando dei buoni colpi d'occhio. Il ciclo giorno e notte, con alcuni nemici che compaiono solo all'imbrunire, e una dinamica dei fluidi particolarmente riuscita, sono solo altre piccole chicche che migliorano l'esperienza globale. Un gioco semplice da affrontare ma snervante, anche grazie a un combattimento basilare ma efficace, basato su attacchi e schivate, perfetto per il pubblico giovane a cui il titolo si rivolge.